Da cosa nasce il senso di appartenenza tra i membri di un gruppo? Tutti, in tutte le età della vita, dalla culla alla tomba, abbiamo bisogno di appartenere. Un paese pieno di confraternite che curano la sepoltura dei loro membri, questo ti dimostra come il senso di appartenenza si estende persino al di là della vita. Ottavo incontro di amore e politica all'Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso di Martina Franca, per promuovere la liberazione interiore dell'uomo attraverso la consapevolezza del sé creativo. Stiamo affrontando tutto quanto il tema di amore e politica. Quello di oggi naturalmente riguarda l'aggregazione, come si forma la massa critica, no? Attorno ad un tema. Il presidente, avvocato Luca Conserva, ospita il professor Antonio Semerari, psichiatra e psicoterapeuta. Abbiamo l'onore di avere il professor Antonio Semerari qui a Martina durante questo periodo, di origine martinese, quindi che non è qui tutto l'anno. Ne approfittiamo proprio per ascoltare qual è diciamo il pensiero del professor Semerari. Noi abbiamo la capacità di immaginarci le menti degli altri, cioè noi possiamo pensare a quello che pensano gli altri, pensare a cosa provano gli altri, e in questo senso noi possiamo immaginarci e rappresentarci che tra noi e gli altri membri di un gruppo ci siano degli aspetti comuni, degli aspetti interiori comuni. Possono essere ricordi, valori, attitudini, insomma qualcosa che noi attribuiamo a tutti i membri del gruppo. Questo ci fa sentire simili agli altri membri del gruppo e crea appunto un senso di appartenenza al gruppo stesso. Il tema scelto è il legame di solidarietà, amicizia, amore tra i vari membri di un gruppo. Allora, buonasera all'ottavo incontro di amore politica qui all'Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso. Stasera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Antonio Semerari, psichiatra, psicoterapeuta, fondatore e presidente emerito del terzo centro di psicoterapia di Roma, nonché docente di psicologia clinica presso l'Università Marconi di Roma. Bene, il tema di stasera è il legame di solidarietà, amicizia e amore tra i vari membri di un gruppo. Allora, professore, da cosa nasce il senso di appartenenza tra i membri di un gruppo? Questa, diciamo, è la domanda che ci poniamo e alla quale lei naturalmente si può prendere tutto lo spazio che vuole. Prego. Vorrei partire da una considerazione, prima di tutto, perché cosa rende possibile la complessità dei rapporti sociali tra gli esseri umani. Gli esseri umani sono animali ipersociali, supersociali, che organizzano e si organizzano in vista di obiettivi a lungo termine, cioè sono capaci di cooperare e di portare avanti degli obiettivi nel tempo, in una misura assolutamente sconosciuta alle altre specie. Forme di cooperazione nel comportamento si trovano anche nei primati superiori, per esempio, ma sono forme di cooperazione relativamente semplici. Quello che rende unica la specie umana è la possibilità di progettare a lungo termine delle azioni comuni, cioè di cooperare in comune a lungo termine. Qui c'è questo bellissimo palazzo, la chiesa di San Martino. Progettare e ricostruire una cattedrale significa avere una rappresentazione del tempo, significa avere una capacità particolare che è tipica degli esseri umani e che è quella di rappresentarsi una storia. Questo significa un'autocoscienza, cioè vedere se stessi nel passato, vederli, proiettarla nel futuro
e immaginare di poter perseguire degli obiettivi a lungo termine. Questa è l'autocoscienza umana, né più né meno. Cioè la capacità di essere uomini, in sostanza. Questa è la base dell'essere uomini. Ora però per cooperare, per formare un gruppo, per costruire una cattedrale, ovviamente non la posso fare da solo. Se devo costruire una cattedrale, devo farlo insieme con altri. E cosa mi occorre per progettare una cosa del genere insieme ad altre persone? Mi occorre un'altra facoltà che è tipicamente umana, è solamente dell'uomo, almeno in una forma così evoluta. Mi devo immaginare non solo la mia testa, non devo solo sapere che nella mia testa c'è l'obiettivo e il desiderio di costruire una cattedrale, ma mi devo immaginare la testa dell'altro, devo sapere che anche tu, Luca, desideri costruire la cattedrale. Anche se, professore, stavo pensando a Isidoro Chirulli mentre mi dicevi questo, no? Il fatto che lui abbia pensato, no, alla costruzione di una cattedrale, poi sia riuscito a far immaginare anche ad altri, no, che ci fosse. Esatto, certo, ma a un certo momento si è convinto che anche gli altri desiderassero costruire San Martino. Almeno lo pensava. Cioè, occorre la necessità non solo di avere coscienza dei nostri pensieri e dei nostri desideri, cioè avere un mondo interiore di cui si è consapevoli, ma avere un'idea del mondo interiore degli altri. Quando noi abbiamo un'idea del mondo interiore degli altri, noi possiamo valutare quanto, in che misura questo mondo interiore degli altri sia simile o diverso dal nostro, quanto può divergere o può convergere con il nostro. Quando avvertiamo delle similitudini tra questi mondi interiori, in una maniera del tutto implicita, quando cogliamo un'affinità con una persona che abbiamo appena conosciuto, cioè abbiamo una sensazione di essere affini, no? Allora sentiamo di condividere qualcosa, sentiamo una comunanza e questo ci ben dispone. La comunanza è la base fondamentalmente del sentimento di amicizia, se volete, no? Se pensate, non so, ai vostri compagni di scuola, è la percezione di condividere ricordi, esperienze, di avere questa cosa che vi dà la sensazione particolare, che lì c'è un rapporto particolare di amicizia. Di legame. Ora, quando questa sensazione di comunanza viene estesa ad un gruppo sociale, noi abbiamo la sensazione di appartenere a questo gruppo sociale. Ecco, l'appartenenza è questo sostanzialmente, dal punto di vista interiore, ovviamente. Poi ovviamente c'è l'appartenenza esterna, ufficiale, se mi iscrivo a qualcosa appartengo, ma dal punto di vista del sentimento interiore appartenere significa sentire di condividere con gli altri membri del gruppo qualcosa di importante del proprio mondo interiore. Immagino, qui siamo nella bellissima sede dell'Associazione Artigiana, che i membri sentano che hanno qualcosa in comune, hanno degli ideali in comune, oltre ad una storia in comune. Pensiamo a quanto sia stato importante nel nostro risorgimento per gli intellettuali italiani convincere gli italiani di avere una storia in comune. Pensiamo soltanto al secondo verso dell'Inno Nazionale, no? In cui cita tutta una serie di episodi della storia d'Italia che in realtà storicamente, scientificamente non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma mettere insieme Legnano con i Vespri siciliani, la rivolta di Genova e così via, serviva a creare questo sentimento. Abbiamo una storia in comune, è una storia di rivolta in questo caso, questo è nel nostro Inno Nazionale, contro lo straniero. E qui verrei a un altro punto, visto che il tema di questi incontri è l'amore, è l'altra faccia del senso di appartenenza, perché il senso di appartenenza
crea solidarietà tra i membri del gruppo, crea un legame speciale, crea soprattutto cooperazione, cioè crea la volontà di cooperare verso obiettivi comuni con gli altri membri del gruppo, ma crea anche un confine, cioè una definizione, cioè c'è una parte ci siamo noi e dall'altra parte ci sono gli altri che non appartengono al gruppo. Questo confine può essere mobile, naturalmente, no? Io posso sentire di essere martinese, poi di essere pugliese, di essere italiano, di essere europeo e così via, a secondo dei contesti. Può valere di più un aspetto o un altro. È chiaro, se sto a Martina, scherziamo, un rotondese, avverto, viene in primo luogo l'appartenenza al proprio piccolo paese, in altri contesti ovviamente uno avverte l'appartenenza all'Italia e così via, a una comune cultura europea, però questo crea inevitabilmente l'appartenenza, crea una separazione e questo può essere, è una delle radici dell'ostilità, dello scontro. Questo scontro naturalmente può volgersi, come nelle lotte politiche in regime liberale, verso all'interno di un comune senso di appartenenza, cioè, ma anche aumentare e diventare in alcune circostanze distruttivo. Certo. No, soprattutto stavo pensando, no, che questo senso di appartenenza, no, questa differenziazione, poi da un punto di vista storico cambia nella storia, no? Perché alcune volte, no, sembra che siano divisi, poi invece in realtà se andiamo a guardare in altri periodi storici queste differenze poi vengono, cioè immaginiamo la storia dell'Europa, no? Che quante divisioni ci sono state nella costruzione dell'Europa, quante guerre, e poi invece, no, c'è questo senso di comunanza a cui facevi riferimento, quando uno si sente in un contesto un po' più ampio, in realtà molte peculiarità di ciascuno di noi vengono, insomma, smussate e quindi si crea un senso di appartenenza più ampio, no? Naturalmente, sentivo una battuta, noi avremo una volta, parlando di queste cose, sentivo una battuta, noi ci sentiremo veramente appartenenti all'umanità quando scopriremo che ci sono i marziani. Probabilmente quando scopriremo che ci sono i marziani il senso di una comune umanità sarà più radicato in tutti noi. Ecco, questo, però volevo soffermarmi su questo aspetto dell'appartenenza, perché l'appartenenza dà anche, è anzitutto, torno a dirlo, una soggettiva costruzione, stiamo parlando di questo. Io posso iscrivermi appunto ufficialmente a un'associazione per qualunque motivo, per convenienza, per far piacere a qualcuno, senza sentirmi minimamente appartenente. Posso sentire un'appartenenza anche se non faccio parte attivamente a una qualunque associazione. Qui stiamo parlando della sensazione soggettiva. Questo ha tutta una serie di ricadute da un punto di vista psicologico, prima di tutto di solidarietà con i membri del gruppo, di agio quando si sta nel gruppo a cui si sente di appartenere. Immaginate banalmente la festa con i vecchi amici e quella in cui non conoscete nessuno. Qual è la differenza di agio in cui uno sta? Di tranquillità interpersonale. Non ci si sente minacciati né dal punto di vista della propria immagine, si avverte un senso di accettazione, né da un punto di vista fisico. Ora portate questo in condizioni primordiali di vita. Cosa doveva essere invece trovarsi in un gruppo di ominidi che non era il proprio gruppo? Trovarsi in una condizione di estraneità assoluta.
Beh, succedono alcune cose molto semplici, molto comprensibili. La prima è ci si sente osservati, scrutati, ci si sente al centro dell'attenzione. Probabilmente in alcune condizioni lo si è. Cioè, esattamente, sei l'unico. E la seconda cosa, ci si può sentire minacciati. Mi scrutano, mi guardano, perché, cosa vogliono. C'è un meraviglioso film di Antonioni con Monica Vitti in cui lei capita a Noto, e c'è questo bellissimo sfondo del barocco di Noto, e lei è bella, bionda, vestita di bianco, e la guardano. La guardano, non succede assolutamente nulla nel film, non succede assolutamente nulla, ma questo fatto che lei è chiaramente estranea al contesto e che tutti la guardano crea un'atmosfera via via più inquietante, cioè un'atmosfera, non è ben chiaro, la guardano e che cosa succede? Sembra che stia per accadere uno stupro di massa a un certo momento. E molti pazienti raccontano questa sensazione, per esempio, quando si trovano in una condizione, magari al centro di un'aula, e hanno la sensazione che tutti li osservano, ed è una sensazione inquietante perché non è una precisa minaccia definita, ma è come se stesse per avvenire un linciaggio improvviso, no? Immagina che ti trovi improvvisamente in un bar malfamato di notte, entri e gli avventori ti guardano. Beh, c'è questa condizione qui. Quindi la non appartenenza crea un filo di sospettosità, di paranoia, di preoccupazione della minaccia degli altri, un senso di minaccia interpersonale. Io ricordo un episodio mio personale, no? Mi trovavo a Los Angeles ed era la strada quella famosa dove ci sono le premiazioni, no? Però non sapevo, andavo in giro con i miei figli lungo una strada, mi ritrovai sempre sulla stessa strada in un ambiente molto ma molto minaccioso e avvertivo proprio attraverso, appunto, come dicevi tu, gli occhi della gente, la minaccia. No? Mi avvertivano come diverso, no? Ed è una sensazione che si prova, pur diciamo non mi successe assolutamente nulla in quella circostanza, però anche i miei figli ricordano ancora oggi questa sensazione, con paura, sì. Con cioè di trovarci da un ambiente, diciamo, familiare in un ambiente completamente diverso, anche perché in Europa forse noi non siamo abituati che sulla stessa strada ci possa essere un ambiente, diciamo, accogliente, favorevole e uno minaccioso. Per cui anche per noi era una situazione nuova, diversa, inaspettata per certi versi, no? E quindi questa separazione, no? Sentirsi diversi dal gruppo, da coloro che abitavano quelle strade, che erano, tra l'altro, ma questo non vuol dire assolutamente nulla, avevano una carnagione scura rispetto a quella chiara che abbiamo noi, quindi già questa sensazione di essere vicini a delle persone che sono di un altro colore, che si muovono anche in una maniera completamente diversa dalla nostra, ci diede la sensazione di essere minacciati. Non ci è successo assolutamente nulla, però diciamo, conferma, no, questa tua spiegazione che è stata data. Ecco, io però vorrei capire, ci sono dei metodi oppure delle modalità attraverso le quali invece si crea diciamo massa critica anche fra le persone, cioè come si arriva a un certo punto? Naturalmente non so se a questa domanda puoi rispondere, però è una curiosità che mi viene. Cioè, i partiti politici, no, a un certo momento diventano numerosi, ma c'è un processo che fa scattare questo tipo di aggregazione, cioè una massa critica molto numerosa. Noi abbiamo avuto recentemente il fenomeno dei 5 Stelle, no? Apparentemente non,
non c'era, come dire, stata una campagna elettorale abbastanza silenziosa, no? Però a un certo momento la gente si risveglia, no? E si ritrova tutta quanta orientata in una certa maniera. Ecco, secondo te riesci a dare una spiegazione? C'è un moto di ribellione interiore che si risveglia a un certo momento in tutti quanti, come un messaggio passato in maniera silenziosa attraverso, non so, gesti, o, oppure è un processo che è in atto ma di cui certe volte non ce ne accorgiamo? Naturalmente è una risposta difficile, cioè una domanda difficile che vado a farti, però ecco, secondo te quali sono i passaggi attraverso i quali si può creare una massa critica, no, numerosa? Perché poi, vabbè, noi se parliamo di associazioni piccoli, grandi, no, ci sono, però diciamo, nell'evoluzione che abbiamo avuto, tu parlavi del risorgimento, abbiamo avuto una massa critica notevole per poter passare da un sistema, no, a poi a un risorgimento dove molta gente si sentiva coinvolta. Ci sono dei messaggi in realtà che poi arrivano al profondo e che fanno scattare il piacere, la voglia, la volontà di stare insieme? La domanda, non so se so rispondere, però è molto complessa, mi provo. Se, alcune cose sono state studiate persino dai tempi della caccia alle streghe. Perché avvengano certe aggregazioni, alcune condizioni di base devono sussistere. La prima è che esistano delle credenze abbastanza diffuse, condivise. Per esempio, certa società, più o meno tutti, una grande parte, crede che si possano influenzare gli eventi con la stregoneria, supponiamo. Una credenza. Questo non crea un fatto collettivo, eh? È una credenza che sta lì, che gira, che comincia a diventare, per esempio, oppure che politici sono tutti ladri, oppure qualunque credenza, giusta, sbagliata, non ha importanza. Ci deve essere però una certa diffusione. Finché è così, abbiamo più o meno un'opinione condivisa, la cosa rimane senza che diventi un fatto politico, collettivo, eccetera. A un certo punto interviene quello che in una certa fase storica costituiscono i media. Nel caso della caccia alle streghe, i preti cominciano a parlarne dal pulpito, nel caso dei giorni nostri si diffondono, se ne parla in televisione o via internet, via social e così quindi via. Informazione, certamente. E influenza. Esattamente, crea la consapevolezza di gruppo che condivide. Nel caso che tu hai fatto, c'è poi, nell'esempio che tu hai fatto, c'è poi un terzo elemento, ben studiato, soprattutto agli inizi dell'Ottocento e anche da Freud, che è il leader carismatico. A un certo momento ci può essere un leader carismatico che convoglia su di sé questo senso di appartenenza. E allora questo diventa un movimento politico effettivamente capace, perlomeno di avere, perlomeno temporaneamente, di influenzare e di esercitare un'influenza sugli eventi. Certo. Diciamo, forse questo fatto di pensare che ci possa essere un elemento cristico, no? Credo che sia un fatto dopo la nascita di Cristo, perché penso proprio alla cultura greca, non credo avessero, no, quest'idea cristica di una persona che arriva, no, e riesce a come dire, essere interprete di demiurgica. No. Penso che prima, no, nella cultura classica, quella greca,
prima della nascita di Cristo, in realtà non ci fosse l'idea che una persona potesse, credo, non lo so, forse diciamo l'idea che ci possa essere un Messia che arrivi e che trasformi il mondo sia un'idea, no, che ci sia, che abbiamo elaborato collettivamente da un certo momento in poi. Cosa ne pensi? Beh, a sentire Freud, no, è proprio nella nostra natura a un certo momento spogliarci della nostra capacità di giudizio e investire, diciamo così, un leader carismatico. È una possibilità che c'è soprattutto nelle manifestazioni di massa, nei fenomeni di massa, quando cessiamo di ragionare da individui e ci comportiamo come membri di massa. Però è una questione su cui il dibattito è molto aperto ed è una questione molto molto complessa. Non ti volevo interrompere No, ma io credo di aver finito quello che volevo dire, anzi hai arricchito, credo, il dibattito. Il concetto fondamentale è questo. Poi attenzione, perché gli stessi, il meccanismo di base che crea solidarietà tra noi è la capacità di comprenderci e di cogliere l'interiorità reciproca. Questo può separarci, può dividerci e va riproposto, cioè quello che poi fa superare quel tipo di diffidenza, di inquietudine che hai provato a Los Angeles, è proprio la conoscenza dell'interiorità degli altri, cioè quindi affidiamoci fondamentalmente e abbiamo fiducia nella capacità straordinaria che hanno gli esseri umani di pensare all'uomo come un agente intenzionale, cioè come qualcuno che ha un mondo interiore e che è un mondo interiore tutto sommato che non può essere troppo distante dal nostro. Quindi io finirei qui, ringrazio. No, un'altra cosa vorrei chiederti. Naturalmente vorrei chiederti un'altra cosa, a proposito del senso di appartenenza, quando dicevi se noi, se arrivano i marziani avremo il senso di appartenenza planetaria. Questa è un'idea, diciamo, è un'opinione che ti chiedo al di là di tutto. Pensi che questo cambiamento climatico, questa preoccupazione che ci possa essere l'estinzione della nostra razza, possa essere una ragione per cui a livello planetario, no, ci sia diciamo un movimento che unifichi le persone, no, su un'idea unica che è quella di salvare la propria umanità, la propria razza? Sì, decisamente sì. Penso decisamente che sia così. Forse una delle poche volte in cui ci si percepisce una comunanza di condizione per tutta l'umanità. Perché penso che alla globalizzazione, quella economica, no? E quando penso che ci possa essere un'unificazione dell'idea di salvare l'umanità, perché molti parlano della salvezza del pianeta, diciamo, come dico spesso, sopravvissuta a 5 estinzioni di massa, per cui potrebbe, no, sicuramente resisterà anche eventualmente alla nostra estinzione su questo pianeta. Credo che una delle ragioni per cui non nel breve periodo ma nel lungo periodo ci possa essere una unificazione politica che sia finalizzata alla salvezza della razza, dell'umanità, possa essere proprio questa, cioè quella di unire, no, i popoli sulla Terra, senza aspettare che ci arrivino, che andiamo su Marte o che arrivino i marziani. Penso decisamente di sì, che questo è un tema capace di dare un senso di appartenenza all'insieme dell'umanità, però sono anche meno ottimista, penso anche che all'interno di questo ci divideremo su chi ha la giusta ricetta,
per salvare il mondo e chi invece con la sua ricetta sta minacciando il mondo, e ci sarà anche in questo caso un conflitto. L'unione e il conflitto sono secondo me veramente ineliminabili. Certo. Anche oggi, no? Se noi immaginiamo che esiste, perché parlano di green, ma che il green è guardato dalle imprese come un qualcosa di economico e non di, per salvare l'uomo sul pianeta, già qui notiamo una divisione, perché naturalmente chi è ambientalista pensa, no, che bisognerebbe che ci fosse meno plastica, chi invece lo pensa come impresa pensa di investire per distruggere la plastica, quindi insomma su questo credo che già oggi, no, ci siano delle divisioni. Va bene, io ti ringrazio per disponibilità, per averci dato insomma questi messaggi anche positivi, no, su come stare insieme. Io insomma vi saluto, ti ringrazio di nuovo, spero di averti di nuovo qui il nostro ospite dell'Associazione Artigiana anche su altri temi che non riguardano amore e politica. Sarai sempre un gradito nostro ospite qui nella nostra Associazione Artigiana. Ringrazio tutti voi e insomma vi annuncio già che il prossimo incontro sarà sicuramente nel prossimo autunno, e che insomma almeno in questa fase estiva, no, interromperemo i nostri incontri. Grazie, grazie di nuovo. Grazie a voi.